Allora, buongiorno a tutti. Cerco di spiegarvi l'arcano mistero che mi ha fatto sospettare a un boicottaggio. Come tutti saprete, mi avete visto un po' da tutte le parti fare la promozione, del mio disco di beneficenza, Acqua di Natale, che poi io chiamo Solidarietà perché mi sembra più corretto. Quindi un'operazione umanitaria senza scopi di lucro, anzi, proprio finora abbiamo, dico il plurale maiestatis, ma poi le spese, abbiamo avuto un sacco di spese che non ci interessa di recuperare, a noi ci interessa fare la diga in Kenya perché è il nostro obiettivo con AMREF. Ebbene, devo dire che TG5, TG4, Studio Aperto, Sipario, molte trasmissioni, Panicucci, anche Vittoria Cabello di Rai 2, mi hanno ospitato facendo pubblicità a questo disco. Siccome invece i telegiornali nazionali della Rai non avevano mai accettato la mia proposta di almeno annunciare questa operazione benefica da parte mia, ho chiesto come mai non riuscivo a entrare nel reparto informazione RAI e mi è stato detto che siccome Striscia la Notizia è troppo a ridosso dei telegiornali, loro ritengono inopportuno mandare nel proprio telegiornale una notizia di un artista definito artista Mediaset, cioè di proprietà Mediaset, anche se non è vero, perché l'unica proprietà che ho, cioè che hanno gli altri verso di me, è quella di mia mamma. Io sono di mia mamma e non sono di nessun altro per il momento. Comunque posso capire quello che hanno detto, cioè artista Mediaset mi si vede solo lì, è chiaro che tutti pensano che io sia figlio della famiglia. Intanto ringrazio Mediaset perché secondo me i telegiornali di Mediaset avrebbero preso qualsiasi artista Rai per fare un'intervista benefica. E poi gli spazi di informazione, come voi sapete, non sono solo i telegiornali, ci sono tanti altri spazi, ci sono le trasmissioni a mezzanotte che parlano di quello che è successo durante il giorno, amici stimati che ho io anche nel TG3 nazionale, però pare che i direttori, insomma, soprattutto i capi redattori hanno avuto l'ordine dai direttori dei telegiornali di non mandare nessuna cosa che mi riguardasse, nonostante fosse un progetto di beneficenza. Allora all'inizio pensavo, Bianca Berlinguer, cosa fa? Razzismo, che non vuole che i capi redattori mi fanno un'intervista per i loro canali informativi. Pensavo, Masi cos'è? Un razzista che non fa in modo che i suoi capi redattori non mi vogliano al TG2? Minzolini cos'è? Mi dice a me che sono un uomo Mediaset e invece lui no. Ma li avete sentiti gli editoriali di Minzolini? Minzolini è più uomo Mediaset di Emilio Fede, però non vuole che io entri nei TG1 a fare la pubblicità di un disco che totalmente viene dato in beneficenza. Allora all'inizio pensavo che fosse un boicottaggio. È per questo che vi avevo avvertito con un messaggio a cui voi avete risposto con grande attenzione. Quindi chiariamo le cose. L'informazione RAI non avrete informazione dalla RAI se non cose strane come la mia amica Mara Venier, per esempio, che insieme al suo direttore di produzione, il suo capostruttura, mi vogliono alla vita in diretta e ci andremo probabilmente il 15 di dicembre. Invece non sono riuscito a prendere contatti con la mia stimatissima amica Lorella Cuccarini, perché i suoi capi redattori dicono che non può un artista Mediaset andare alla RAI a
a fare una cosa in un varietà. Allora io dico, se posso andare da Mara Venier, perché non posso andare da Lorella Cuccarini? Pazienza, non è un boicottaggio. No, 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 no. Non voglio fare nessuna crociata, per carità. Però sto dicendo che voi scommettete che se a me mi ferma la polizia e mi fa l'analisi del palloncino che supera di un grammo il minimo dovuto, io il giorno dopo sono sui telegiornali Rai in prima pagina, anche se sono un uomo Mediaset? Ebbene, allora, per le stronzate, io non sono un uomo Mediaset. Per le cose belle, io sono un uomo Mediaset. Allora dico, in questo momento ringrazio coloro che hanno capito che io sto facendo un'opera umanitaria insieme ad Amref e disprezzo con vergogna tutti coloro che invece hanno pensato a una battaglia sulla mia immagine. Non ho bisogno di andare al TG1 a farmi vedere la faccia, non ce n'ho bisogno. Mi riconoscono già tutti per strada e anche fin troppo. Questo volevo dirvi, quindi dobbiamo lottare tra di noi. Il disco deve vendere tra di noi, mi hanno detto sono usciti tutti i cantanti, tutti sono usciti con un disco, la Rai non ha più spazio, tu non sei un cantante, tu sei un comico, perché un comico non può cantare, anzi dovrebbero cantare tutti i comici, dovrebbero cantare tutti gli attori, gli americani cantano, ballano, scherzano, ridono, fanno piangere e sono attori con i controcazzi. Invece no, il cantante in Italia è cantante, può andare a fare gli spazi nei telegiornali, Enzo Iacchetti non ci può andare. Non è una polemica, non è una crociata, non è nemmeno un boicottaggio. Però io l'ultima parola la do a voi, che siete i miei fan, siete quelli che non mi avete ancora mai tradito e siete in tanti, credetemi, guardo. 32.344, fantastico. Mi raccomando, facciamo il passaparola perché, come vedete, faccio molta fatica a far sapere a tutti di questo disco. A me non importa che gli italiani sappiano che sono anche un cantante, a me importa che entro la fine dell'anno prossimo ci sia una diga costruita nella zona di Bamba in Kenya che dà acqua potabile a 2.600 persone che stanno per morire di fame. E con ciò vi lascio, buona giornata, scrivete tutti quello che volete, senza polemica, eh.